Oggi parleremo dei comuni, cioè di quel complesso agglomerato di piccole città-stato nate tra Alto e Basso Medioevo in Italia, ma non solo. Ma lo faremo secondo due modalità. La prima sarà quella globale, spiegheremo appunto tutte le caratteristiche dei comuni, il periodo storico e anche il contesto. La seconda invece sarà un po' più dettagliata, per immergerci appieno in questo fenomeno che è molto complesso da spiegare. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito la spiegazione. Le radici dei comuni italiani affondano nelle trasformazioni che caratterizzarono l'Europa medievale di quel periodo. A causa della decadenza dell'impero carolingio e dell'indebolimento del potere centrale, si venne a creare uno spazio nuovo per l'emergere, appunto, di forme di governo locali. Nel periodo intorno all'anno 1000 si osserva infatti una rinascita culturale, sociale ed economica nell'Europa occidentale, ma non solo, anche dal punto di vista politico. In questo contesto si sviluppa appunto l'epoca chiamata delle città comunali o delle città-stato, che creerà un vero e proprio spartiacque tra Alto e Basso Medioevo. Durante l'Alto Medioevo, che va tra il 476 d.C. e l'anno 1000, le città subiscono infatti un declino demografico e il loro ruolo diventerà sempre più secondario, anche se continueranno ad ospitare rappresentanti di potere. Al contrario, però, nel Basso Medioevo, cioè dopo l'anno 1000, si assiste ad una rinascita delle città, con un forte aumento demografico, la vivacità dei mercati cittadini che ritorna ad essere come quella di un tempo, e un'intensa attività artigianale dovuta proprio alla nascita della nuova classe borghese. Nel contesto italiano, nello specifico, prima della Rinascita, le città erano governate da conti e da marchesi, che rappresentavano ovviamente l'imperatore. Tuttavia, con la crisi dell'impero, i funzionari imperiali si trasferirono lentamente in campagna, dove esercitarono un nuovo tipo di potere, diventando appunto feudatari o proprietari terrieri. In città invece era il vescovo ad avere un potere non solo spirituale, ma anche pubblico e politico. In questo contesto le famiglie più ricche iniziano a riunirsi per discutere di questioni di interesse generale, dando così origine alla formazione del comune. Quest'ultimo rappresenta infatti una forma di autogoverno e di autodifesa di una singola comunità, con i cittadini che si riuniscono in assemblee, eleggono magistrati, chiamati appunto consoli, dai vecchi consoli dell'impero romano, e prendono decisioni per il bene della comunità. Tuttavia l'accesso al governo comunale era limitato inizialmente ai soli cittadini privilegiati, mentre le masse popolari erano escluse. Durante l'età comunale il governo dei comuni era dominato da un'oligarchia ristretta, ovvero i magnati, che appartenevano alle famiglie più ricche e potenti. Già verso il XIII secolo compare il ruolo invece del podestà, un nuovo tipo di magistrato professionale, spesso straniero, che garantiva però un comportamento equo e imparziale, proprio a causa della sua estraneità ai fatti e alle simpatie degli abitanti. Questo modello porta quindi gradualmente alla trasformazione della società italiana e non solo nel Medioevo, con una nuova distinzione tra classi sociali. Troveremo infatti il popolo grasso, cioè imprenditori, mercanti e professionisti, e popolo minuto, cioè artigiani, bottegai, all'interno della stessa città, oltre ovviamente alle masse popolari e alla nobiltà. I comuni godevano di una considerevole autonomia politica ed economica rispetto alle autorità centrali. Le decisioni venivano prese da assemblee di cittadini liberi, chiamate appunto consigli comunali, e amministrate da magistrature e podestà eletti. I comuni organizzavano poi la difesa delle città attraverso delle milizie cittadine, chiamate milizie comunali, e gestivano la giustizia tramite i propri tribunali. Questo consentiva loro di preservare l'ordine interno e di difendersi dalle minacce esterne. I comuni inoltre favorivano lo sviluppo economico e commerciale attraverso la promozione di fiere e di mercati all'interno delle città, oppure attraverso la costruzione di infrastrutture come ponti e strade e la protezione degli stessi commercianti. Le città comunali furono dei centri di diffusione della cultura e dell'istruzione, con la presenza di scuole, grazie alla nascita di università, di biblioteche e di centri di produzione artistica. Nel XII secolo diverse città lombarde poi si unirono nella Lega Lombarda o Societas per difendere la propria autonomia e contrastare l'espansionismo imperiale, che nel frattempo aveva ripreso potere ed era guidato da Federico Barbarossa. La Lega ottenne una delle più importanti vittorie a livello politico e militare all'interno del periodo medievale, cioè la battaglia di Legnano del 1176, che segnò una tappa fondamentale nella lotta per l'indipendenza comunale. E con la successiva pace di Costanza, all'imperatore venne impedito di opporsi alle forme di autonomia locali dei potenti comuni italiani, una volta per tutte.
Bene, questa è in estrema sintesi la spiegazione della nascita del comune, delle sue caratteristiche e della sua evoluzione nel tempo. Adesso passiamo alla seconda parte del video, cerchiamo cioè di ampliare un po' la prospettiva. Il mio obiettivo infatti è cercare di andare un po' più in là rispetto alle classiche informazioni che possiamo trovare in qualsiasi altro video o manuale scolastico sui comuni. Dunque seguimi nella seconda parte del video per approfondire la questione. Bene, come abbiamo detto poco fa, i comuni sono una forma di autonomia locale che si sviluppa in un periodo in cui la tendenza è diretta verso le autonomie locali in tutta l'Europa medievale. I comuni infatti emergono quando i poteri monarchici in Europa, soprattutto in primis quello imperiale, sono ridotti al minimo della loro efficacia e capacità di controllo sul territorio che li circonda. Questo è un punto fondamentale, poiché è importante chiarire che la nascita dei comuni non è un evento rivoluzionario o sovversivo che minacci appunto il potere imperiale fin dall'inizio, ma una dinamica normale ed anzi una consuetudine che dapprima l'imperatore non ebbe problemi ad accettare. Infatti, tra il X e l'XI secolo, i sovrani manterranno una sorta di sacralità della loro figura, ma hanno ben poco rispetto al livello di autorità che aveva Carlo Magno ai suoi tempi, per non parlare ovviamente dei re e degli imperatori alla fine del Medioevo. I sovrani dell'anno 1000 hanno un apparato di governo estremamente limitato, con un ridotto numero di collaboratori fissi e una minima presenza di chierici che si occupano di compiti amministrativi. La situazione infatti è tale che i sovrani sono costretti, per forza di cose, a concedere una totale autonomia ai funzionari locali, come i conti, i duchi, i marchesi, i quali prima erano dei semplici funzionari pubblici. Attorno all'anno 1000 i sovrani quindi sono troppo deboli per rimuovere i governatori regionali o per negare, ad esempio, ai loro figli di subentrare negli incarichi. Quindi il territorio è effettivamente governato da governatori locali con un debole legame con l'imperatore. Nei dintorni delle città proliferano infatti i castelli costruiti privatamente e chiunque costruisca un castello si assume il controllo del territorio che governa con una quasi totale forma di autonomia. Tuttavia il destino delle città è ben diverso. Ogni città ha già un vescovo su cui i sovrani si appoggiano per mantenere un minimo di controllo nelle aree urbane. Successivamente, quando gli abitanti delle città si sentiranno abbastanza numerosi, forti e ricchi da unirsi e da organizzarsi, inizieranno a tenere delle assemblee regolari e ad eleggere dei propri rappresentanti, noti come consoli, per negoziare inizialmente con il vescovo e prendere quindi delle decisioni concordate. Il comune quindi nasce come un'abitudine degli abitanti delle città a riunirsi e ad eleggere i loro rappresentanti, che rimangono in carica per un anno e sono eletti dal popolo per rappresentare l'intera comunità. Questo rappresenta una forma di azione politica innovativa, poiché non è un potere calato dall'alto, potremmo dire, ma piuttosto l'espressione di un'intera comunità di migliaia di persone. Quindi il fatto che il potere sia gestito localmente tramite l'istituzione del comune non è così rivoluzionario, sovversivo o misterioso, ma viene fatto in realtà alla luce del sole. Il potere locale è estremamente distante dal potere imperiale e il rapporto con il potere imperiale si limita solo al fatto che quando l'imperatore si presenterà di persona verrà omaggiato e talvolta verranno pagate le tasse quando appunto visiterà personalmente una cittadina. In ogni caso, però, l'imperatore può intervenire nei processi o emanare, ad esempio, delle sentenze o delle leggi durante la sua visita, che verranno appunto rispettate dagli abitanti del comune. Tuttavia, egli poi ripartirà, e poiché è costantemente in movimento tra i regni di Germania e d'Italia che deve governare, sarà del tutto normale che esisteranno delle forme di potere che non contrastano con il dovere di obbedire all'imperatore e che sono parte integrante in realtà dell'impero. I comuni italiani inizialmente quindi sono all'interno dell'impero e non sarebbero mai stati così audaci da negare l'autorità imperiale, come invece avverrà successivamente con la battaglia di Legnano. Quando il vescovo viene poi eletto dal clero locale, la sua elezione viene comunicata all'imperatore, il quale spesso suggerisce un proprio candidato. Questo rapporto di collaborazione tra il vescovo e gli abitanti delle città si sviluppa poi ulteriormente nel tempo, e man mano che gli abitanti diventano sempre però più numerosi e prosperi, si rendono conto che possono gestire da soli queste questioni politiche. Invece di lasciare quindi tutto nelle mani del vescovo, che potrebbe non essere in grado di far fronte a tutte le esigenze, decidono di nominare dei consoli per occuparsi appunto degli affari cittadini. Questa transizione avviene generalmente senza conflitti con il vescovo, poiché spesso è egli stesso un locale e appartiene quindi a delle famiglie influenti che guidano il movimento comunale.
Gli imperatori, quando si accorgono di questo cambiamento, approvano le buone pratiche dei comuni, assicurandosi che i diritti del vescovo non vengano però compromessi. Quindi i comuni godono di una forma di libertà locale, con gli abitanti che si governano da soli, in collaborazione ovviamente con il vescovo, mentre invece l'imperatore benedice questa autonomia e la accetta. Tuttavia, a un certo punto le cose iniziano a cambiare per due ragioni principali. In Italia i comuni iniziano a espandersi e ad assumere un ruolo più influente rispetto ai comuni oltralpe, più vicini anche geograficamente all'imperatore. Le città italiane sono infatti più numerose e hanno una lunga tradizione politica, amministrativa e culturale, ereditata proprio dalla legge dell'antica Roma. L'Italia poi è anche strategicamente posizionata come crocevia commerciale nel Mediterraneo, rendendola quindi estremamente ricca e potente nel mondo occidentale, e queste condizioni renderanno i comuni italiani più assertivi e influenti rispetto ai loro omologhi europei. Dobbiamo infatti immaginare un'Italia molto diversa rispetto a quella di oggi, che costituiva appunto il centro cittadino dell'Europa. In questo contesto, in Italia, si verifica che ogni comune cittadino inizia ad aspirare alla espansione della propria sfera di influenza. Ogni comune infatti comincerà, presto o tardi, a desiderare di estendere la propria capacità di intervento anche sulla campagna circostante, quella che sui diversi manuali e sui libri scolastici viene presentata come la conquista del contado e che porterà nel tempo alla formazione di grandi stati territoriali o regionali. E vi sono molteplici motivazioni che spingono i comuni in questa direzione di conquista. La campagna è anzitutto disseminata di castelli, appartenenti a famiglie nobili, che possono essere grandi famiglie principesche con decine di castelli, conti, marchesi oppure famiglie più piccole con uno o due castelli al massimo. Questi signori della campagna, ad esempio, impongono dei pedaggi ai mercanti che transitano sulle strade all'interno dei loro territori. Gli abitanti delle città quindi si rendono conto dell'importanza strategica di stringere accordi con questi nobili per evitare il pagamento di tali pedaggi ai loro mercanti. Ma non solo. Un territorio più grande offre più garanzie, più protezione e ovviamente più ricchezza. Con alcuni nobili si raggiungono degli accordi, mentre con altri più restii possono insorgere dei conflitti locali che in un contesto politico in cui la negoziazione non porta a soluzioni si risolvono con delle piccole guerre. Queste piccole guerre possono durare pochi giorni e causare poche vittime, ma servono a determinare chi è il più forte e a costringere l'avversario al tavolo delle trattative forzate. Le città, popolate quindi da persone benestanti e dotate di risorse finanziarie, ben presto potranno impiegare la forza per difendere i propri interessi e capiranno di poter far valere la propria influenza quando necessario. Quindi, nella prima metà dell'undicesimo secolo, appena entrati nel basso medioevo, ogni città e comune comincia a essere considerata un'entità a sé stante, con cui i nobili della campagna devono per forza mediare. Le città proporranno poi degli accordi che appunto i nobili difficilmente rifiuteranno, proprio perché appunto la forza militare delle città inizierà a crescere e quella dei nobili rimarrà sostanzialmente uguale. Questa situazione porterà quindi molte famiglie nobili ad accettare gli accordi proposti dai comuni, che potranno includere ad esempio l'affitto o l'acquisto dei loro castelli, la residenza forzata in città da parte della famiglia, oppure appunto la rinegoziazione delle tasse doganali, diventando così parte integrante della comunità cittadina. Le città sono così potenti che solo pochi nobili possono resistere al loro dominio. Anche le più importanti dinastie nobili della campagna, con decine di castelli, si troveranno quindi ad essere sulla difensiva di fronte alla crescita continua delle città italiane. E di fronte a questa situazione, molti nobili cercheranno l'appoggio della massima autorità, ovvero dell'imperatore, pur non sempre ottenendolo a causa appunto delle sue frequenti assenze dall'Italia. Tuttavia, non sono solo i nobili della campagna a lamentarsi di questa crescente potenza urbana dei comuni, poiché all'interno delle città stesse vi sono differenze di forza e di influenza tra gli stessi cittadini. Alcune città hanno il potere di estendere il proprio dominio oltre i confini della propria diocesi, mentre altre sono limitate a perseguire gli interessi entro i propri confini. Quindi ogni città difenderà i propri interessi e, se necessario, farà anche guerra ad altre per ottenerli. In particolare, le grandi città, con Milano in testa, mostrano grandi ambizioni di espansione. Scendendo un po' più a sud, in Toscana vi è invece un certo ritardo nell'espansione dei comuni e nel consolidamento del potere centrale. Emergerà solo Firenze come principale potenza regionale, già però nella prima metà del XII secolo. È chiaro dunque che in tutta l'Italia settentrionale la città dominante resterà Milano, che impone agli abitanti di altre città accordi commerciali favorevoli
e, in caso di disaccordo, ricorrerà spesso e volentieri alla guerra. Questo modus operandi genera appelli all'imperatore da parte di molte città, come abbiamo detto, poiché il movimento comunale, nato inizialmente spontaneamente e accettato dall'imperatore, si rivelerà presto turbolento e violento. Molti cominceranno infatti a suggerire che sarebbe meglio limitare le autonomie delle città con un potere centrale più forte e per questo richiederanno l'aiuto dell'imperatore. A metà del XII secolo, sul trono di Germania sale proprio Federico, soprannominato il Barbarossa, giovane imperatore al quale i suoi vassalli italiani, conti e marchesi, si rivolgono in primis lamentandosi dell'arroganza e della prepotenza delle città, in particolare proprio di Milano. Le continue conquiste dei comuni e gli scontri fra le città in Italia porteranno infatti a un cambio della politica imperiale nei confronti degli stessi, che non sarà più basata su una tranquilla approvazione degli eventi e delle dinamiche sociali e politiche, come avveniva con i predecessori del Barbarossa. Inoltre, un altro fattore da considerare è il cambiamento dei tempi. Nel XII secolo, periodo appunto in cui visse Federico Barbarossa, i sovrani recuperano una certa forza e capacità di governo che non avevano prima, proprio grazie alla crescita economica e demografica che permetterà loro di rastrellare tante risorse su vasta scala. La rivoluzione agricola degli anni precedenti ha portato a un aumento della produzione alimentare grazie a innovazioni come i mulini ad acqua e a vento e nuovi metodi agricoli. Questo periodo è inoltre caratterizzato da una forte crescita demografica e vi è anche un cambiamento culturale. La società diventa più sofisticata, colta e incline alla riflessione e alla discussione. Nascono nuovi ceti sociali, come appunto quella della borghesia, che si dividerà poi all'interno delle città in popolo grasso e popolo minuto. E nel XII secolo, quindi, la legittimità del potere e i suoi ambiti di intervento diventano oggetto di dibattito, con una riscoperta del diritto romano, che porterà quindi a una maggiore comprensione della complessità della società in cui si vive e alla necessità di regole e leggi nuove, riscoperte però nel passato. Questa situazione, in cui i re del XII secolo sono più forti rispetto al passato e dispongono quindi di funzionari sul territorio con il potere di mettere in galera chi non paga le tasse, ad esempio, è vista con molto sospetto dalla popolazione. Questa novità nel governo è rappresentata nei racconti popolari da figure come il cattivo re Giovanni e lo sceriffo di Nottingham ed è criticata per la sua crudele oppressione nei confronti del popolo. E questo scenario non è osservato solo in Inghilterra, ma si ripercuote anche in altri paesi europei, Italia in primis. Federico Barbarossa, l'imperatore del Sacro Romano Impero, incarnava un progetto in realtà molto moderno, quello di stabilire un apparato amministrativo e giudiziario tra Germania e Italia, similmente a quanto stavano facendo all'epoca altri sovrani europei. Tuttavia Barbarossa incontrerà maggiori difficoltà nel realizzare questo progetto rispetto ai suoi simili, a causa appunto della resistenza delle città italiane e in particolare di Milano, che sta imponendo la sua egemonia nella regione settentrionale. Nel 1162 a Federico Barbarossa ordina la demolizione di Milano in risposta alla sua resistenza. Questo atto viene eseguito con entusiasmo dagli abitanti delle città circostanti che vedono l'imperatore come un'alternativa all'egemonia di Milano. Tuttavia però nel tempo il clima cambia di nuovo, poiché diventa evidente che una maggiore presenza del potere imperiale comporta l'imposizione di più tasse e di nuove restrizioni per i comuni. Inoltre, Federico Barbarossa tenderà a favorire i tedeschi nell'ambito del controllo delle città comunali in Italia, instaurando quindi dei governatori tedeschi, il che susciterà resistenza tra la popolazione locale e alimenterà un movimento contro il suo dominio. Quando Milano quindi verrà ricostruita, solo 5 anni più tardi, nel 1167, si sentirà abbastanza forte da rivolgersi alle altre città, creando una vera e propria alleanza contro l'imperatore. Molte città in quel periodo cambiano idea e accettano di federarsi con Milano, formando la Lega Lombarda, con l'accordo di muoversi tutti insieme per limitare la potenza dell'imperatore. La guerra che segue durerà una decina d'anni e sarà caratterizzata da una serie di battaglie inconcludenti e atroci, poiché entrambe le parti si impongono una dura repressione sui prigionieri e sulla popolazione. L'intervento del Papa Alessandro III a favore dei ribelli lombardi darà poi un ulteriore sostegno e legittimità ai poteri. Ovviamente sappiamo che lo scontro tra papato e impero è proprio di questo periodo, ma ne parleremo magari più approfonditamente in un altro video. In ogni caso, è importante sottolineare che il Papa vide ovviamente con favore la nascita dei comuni,
proprio perché mineranno la legittimità di potere dell'imperatore e quindi consentiranno al Papa di intromettersi in queste questioni e quindi di aumentare la sua influenza anche nel nord Italia. Nel 1176, dopo 10 anni di guerra, l'imperatore Barbarossa deciderà di radunare un esercito particolarmente numeroso e scenderà dalla Germania attraverso i passi alpini invadendo la città di Como. Quando l'esercito tedesco si unirà agli alleati lombardi a Pavia, i milanesi prenderanno una decisione storica: sfidare l'imperatore in campo aperto, cosa che non era mai stata fatta prima durante la guerra. Questa battaglia campale sarà però decisiva e segnerà un punto di svolta nella guerra contro l'imperatore Barbarossa. La mentalità dei lombardi, che fino ad allora avevano preferito una tattica difensiva di assedi e di scontri minori in città, cambierà radicalmente di fronte alla minaccia dell'imperatore. La battaglia di Legnano del 1176 segnerà un punto di svolta cruciale nella storia italiana medievale. E nonostante il rischio mortale e la tensione insita in un conflitto di tale portata, i milanesi si preparano a scontrarsi con l'esercito senza troppi problemi, consci che il risultato di quel giorno avrebbe potuto determinare il destino non solo della stessa città milanese, ma di tutte le città lombarde e italiane dell'intero Regno d'Italia. L'idea di sfidare l'imperatore in campo aperto rappresenta molto di più di una mossa militare. Si tratta di una sfida diretta alla legittimità del potere imperiale, un'affermazione audace dell'autonomia e della dignità delle città lombarde. E pur essendo consapevoli dei rischi, i milanesi decideranno di abbracciare la causa della libertà e dell'indipendenza, mettendo da parte qualsiasi esitazione o timore. La battaglia, quindi, come già detto, si svolgerà a Legnano nel 1176 e il risultato sarà però sorprendente. I milanesi, con coraggio e determinazione, sconfiggeranno l'esercito imperiale e cattureranno molti simboli cruciali del potere di Barbarossa, come ad esempio il suo scettro personale, il tesoro e la sua corona. Questa vittoria inaspettata è un momento di trionfo non solo per Milano, ma per tutti i comuni italiani, dimostrando che l'unità e la determinazione possono superare anche le forze più potenti e oppressive. Dopo la vittoria, i milanesi dimostreranno quindi astuzia politica e capacità di propaganda nell'Italia settentrionale, annunciando la loro vittoria non solo come un successo personale della città, ma come una vittoria per tutti. Inviteranno quindi il popolo italiano, compreso lo stesso Papa, a condividere il bottino della vittoria, ribadendo il loro impegno per la causa comune della libertà e dell'indipendenza dall'autorità imperiale. La sconfitta dell'imperatore Federico Barbarossa a Legnano segna la fine del suo tentativo di imporre un controllo centralizzato sul Regno d'Italia e con la successiva pace di Costanza del 1183 Barbarossa riconoscerà il fallimento del suo progetto di amministrazione statale in Italia e accetterà che non ci sia più spazio per ulteriori tentativi in futuro. La pace di Costanza segnerà quindi il trionfo della resistenza italiana contro il dominio imperiale e riaffermerà l'autorità e l'autonomia delle città lombarde e il principio della sovranità locale, che durerà ancora molto tempo. Dopo la pace di Costanza, l'imperatore Federico Barbarossa riconoscerà che ogni singola città italiana sul suo territorio è sovrana, detenendo la totalità dei poteri che normalmente spettano invece all'imperatore. Questo non significa però, naturalmente, che le città non facciano più parte dell'impero, al contrario, rimangono parte integrante di esso, ma l'imperatore ha delegato tutto il suo potere a ciascuna di esse. Tuttavia ci sono alcune questioni importanti da sottolineare. Per esempio, i consoli e l'autorità per governare le città vengono ancora nominati dall'imperatore e se ha un suo rappresentante nella città che possa conferire questo potere ancora di più. Altrimenti, ovviamente, ci sono delle altre procedure da seguire. Dal punto di vista giuridico, per i processi importanti c'è un sistema simile. Chi è condannato dai consoli di una città può rivolgersi in realtà ai giudici dell'imperatore prima della sentenza definitiva. L'imperatore si impegnerà poi a mantenere un giudice in ogni sua città a sue spese, che dovrà giudicare la causa secondo le leggi di quella città. Tuttavia, poiché l'imperatore non riscuote più le tasse, non può mantenere in piedi un apparato imperiale al di sopra delle autonomie cittadine, e di fatto quindi ogni città diventa uno stato indipendente, con il diritto di fare delle proprie leggi, tuttavia sempre sottomesso all'autorità imperiale. Questo, però, è un aspetto molto importante, perché segna l'inizio della produzione di leggi proprie nei comuni italiani, cosa che prima non avevano il diritto di fare. E questa nuova giurisdizione passerà alla storia con il nome di diritti comunali, che è molto simile all'autorità dello Stato di oggi. In sostanza, quindi, ogni città ha ricevuto in concessione dall'imperatore i poteri legislativi.
In Italia il tentativo di mettere in piedi uno Stato unitario, centralizzato intorno al governo di un sovrano, è stato fatto quindi già a partire dal XII secolo. Dal punto di vista dell'organizzazione militare, sia l'esercito imperiale che quello milanese presentavano poi dei punti di somiglianza e delle differenze. In entrambi gli eserciti c'era una componente principale di cavalieri nobili, pesantemente armati, su cavalli da guerra, accompagnati poi da una varietà di truppe a piedi come arcieri, balestrieri e uomini armati. Tuttavia, la principale differenza risiedeva nella composizione sociale dei cavalieri. Nell'esercito imperiale tedesco i cavalieri erano principalmente nobili di famiglie aristocratiche che avevano quindi il privilegio ereditario per essere armati e combattevano, ma avevano altrettanti privilegi. Al contrario, invece, nell'esercito milanese, oltre ai nobili, c'erano anche i borghesi, esponenti atipici di queste città, che avevano fatto fortuna e che potevano quindi permettersi di procurarsi più cavalli e più armi rispetto, ovviamente, ai membri dell'esercito dell'impero. Questi borghesi, sebbene non appartenenti alla nobiltà, costituivano però una parte significativa della cavalleria comunale milanese, ma non solo, anche di tutte le altre città. Inoltre, la fanteria nell'esercito milanese era composta da una varietà maggiore di persone, tra cui anche mercenari e contadini reclutati proprio per far fronte a questa guerra, mentre nell'esercito imperiale tedesco la fanteria era spesso considerata di rango inferiore e meno specializzata, e dunque aveva un valore inferiore. In sintesi, quindi, sebbene ci fossero delle analogie nelle caratteristiche generali degli eserciti imperiale e milanese, le differenze sociali nella composizione della cavalleria e anche ovviamente la ricchezza degli stessi che si recavano in guerra riflettevano quindi le distinzioni tra questi due eserciti e quindi anche appunto gli esiti della guerra. Quindi la cavalleria milanese rifletterà una società molto più ampia. Non a caso, appunto, Milano può permettersi di mettere in campo più di 1000 cavalieri, mentre l'imperatore talvolta faticherà anche a trovarne 1000 in tutta la Germania, e questa situazione è dovuta al fatto che il denaro può creare per la prima volta cavalieri. E i testi dell'epoca fanno notare proprio questa particolarità, sottolineando che i Lombardi sono in grado di nominare cavalieri anche tra le persone comuni, come appunto i volgari lavoratori manuali, senza però alcun imbarazzo. Ed è però proprio per questa ragione che i Lombardi sono così forti e sono in grado di mettere in campo eserciti così numerosi. I cittadini milanesi in guerra sono poi organizzati per quartiere o per parrocchia e quindi si addestrano tutti insieme di tanto in tanto e formano quindi una fanteria che, sebbene appunto non professionale, ha però un certo senso di identità e di patriottismo. E questo è evidente proprio nella battaglia di Legnano, quando la cavalleria milanese verrà spazzata via dai tedeschi, ma la fanteria milanese, riunita intorno al carroccio, riuscirà a resistere e a ribaltare l'esito della battaglia. C'era dunque compattezza all'interno dei comuni nel prendere posizione contro Federico Barbarossa, oppure c'era una distinzione di idee? Beh, nel XII secolo non emergono grandi distinzioni tra classi sociali all'interno dei comuni, e questa grande differenza si vedrà solo successivamente. Quindi ciò che si percepisce è una società abbastanza coesa, guidata da un'aristocrazia, sì, che comprenderà però che sia nobili di famiglie aristocratiche che il nuovo ceto dei borghesi e dei mercanti, quindi gli imprenditori arricchiti, che si stava formando in questo periodo, sono altrettanto importanti. In un secondo momento, sempre alla fine del 200, quando i comuni si scontreranno nuovamente con Federico II e si formeranno i partiti dei Guelfi e dei Ghibellini, si vedrà invece una maggiore polarizzazione politica e sociale, con il popolo che inizierà a rivendicare un maggiore coinvolgimento politico e inizierà quindi a schierarsi dalla parte imperiale, dalla parte papale o dalla parte comunale. Ma questi aspetti li analizzeremo in un video futuro, poiché risultano molto ampi e particolari. Dunque, per concludere, durante l'età comunale si assiste a una trasformazione sociale e politica significativa in Italia, ma in generale in tutta Europa, che va dalla forma di governo consolare all'introduzione del podestà, all'emergere di piccole signorie territoriali, anticipando così le evoluzioni future degli stati territoriali che ritroveremo fino all'Unità d'Italia. Il declino dei comuni italiani comincerà solo nel XIII secolo, a causa di conflitti interni, lotte per il potere e l'intervento delle potenze straniere. La crescita delle signorie, i conflitti interni tra le diverse fazioni all'interno delle città, la pressione esterna dovuta appunto all'indebolimento anche degli stessi comuni, l'instabilità economica a causa di fluttuazioni, carestie, epidemie e crisi colpirono i comuni e determinarono il loro deterioramento nel tempo. E infine, a dare il colpo di grazia alla centralità e alla potenza dei comuni, sarà ovviamente la centralizzazione del potere monarchico.
Nel corso del tempo, infatti, molti sovrani cercheranno di ampliare e di centralizzare il loro potere, riducendo quindi sempre di più l'autonomia delle città-stato, anche in seguito alla battaglia di Legnano e alla svolta tentata da Federico Barbarossa. Bene, il video termina qui, io ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ti invito ovviamente a lasciare un like se il video ti è piaciuto, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere tutti gli altri video che verranno pubblicati su questo canale ovviamente a tema storico. Per il resto ti do appuntamento al prossimo video di storia, sempre qui sul mio canale.